fare cultura e musica nei posti un po' diversi di quello che è tutta la, diciamo, la tematica di tutte le eventi dell'estate fiorentina. Rimangono delle altre serate veramente belle, fra cui una passeggiata musicale il mercoledì sera, quindi il prossimo mercoledì, fra Piazza Duomo e Piazza San Lorenzo. La settimana successiva, qui sempre in Piazza dei Ciompi, un concerto di percussioni dedicate alla musica trascritta da questo Jolivet, che è un percussionista francese molto interessante, perché le percussioni sono presenti in tutte le musiche di tutti i paesi del mondo, la percussione è presente. E poi, a conclusione della nostra rassegna, il 27 ci sarà alla Loggia del Porcellino un'orchestra di chitarre, giovani e meno giovani, che suonano tutte musiche arrangiate per, appunto, una formazione che stranissima, solo di chitarre. E si dà la possibilità alle persone, comunque anche passanti, di fruire di un concerto liberamente, gratuitamente, in un contesto come quello dei mercati, che è unico al mondo. I mercati storici di Firenze ci abbiamo soltanto noi. È una serata molto carina, no? Molto divertente, insomma, gente per strada, bel tempo, serata gradevole, no? Insomma, ce ne fossero. Sì, mi piace molto e andiamo a... non so. Una bellissima serata con un concerto gratuito in mezzo nei mercati storici fiorentini, e dopo, dando una mano anche all'organizzazione, si vede molta gente viene ed apprezza questa cosa qua.